Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Il vortice di bassa pressione va insediandosi nel Tirreno meridionale. Col suo moto rotatorio antiorario permetterà un deciso peggioramento del tempo, dapprima sui settori tirrenici e dopo su quelli adriatici e meridionali. Avremo così precipitazioni diffuse al centro-sud e venti in rinforzo dei quadranti meridionali. Temperature in calo di qualche grado anche al sud e sulle isole. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 2 aprile. Al mattino prevalenza di nubi sulla Basilicata, con sporadici sprazzi di sole sulla Puglia centro-meridionale. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità a cominciare dalla Lucania e via via sui settori centro-settentrionali della Puglia, con prime deboli piogge in intensificazione nel corso delle ore e in estensione nel corso e dalla tarda serata anche la Puglia centro-meridionale. I fenomeni potranno risultare anche intensi, accompagnati da temporali specialmente su Melfitano, Materano, Arco Ionico e sud-est Barese. Temperature massime in diminuzione di 3-4 gradi, minime stazionarie. Venti sostenuti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 50 km orari. Mari molto mossi, agitato lo Ionio e Golfo di Taranto. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Emiliano Peluso, che immortala l'ormai famoso e romantico isolotto a forma di cuore, sito a Porto Cesario in provincia di Lecce. E ricordate, se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.